Doriana Pirozzi, invece, hai idea di quanti italiani in Gran Bretagna e le professioni prevalenti, più uomini o donne? Puoi ripetere, non sentivo. Quanti italiani in Gran Bretagna, c'è più uomini, c'è più donne, che le professioni prevalenti degli italiani in Gran Bretagna? Italiani in Gran Bretagna. Penso che sia equo tra maschi e femmine. Forse i ragazzi sono quelli che, non so, escono più in termini di personalità, saltano agli occhi di più rispetto alle donne. Professioni prevalenti, camerieri, baristi, call center. Conosco, cioè, forse commessi. Cioè, la vita è più cara o meno cara rispetto all'Italia? Di gran lunga più cara, Cioè, molto più cara. A me piace il gelato, e identico, a parte che non so se ci sia il gelato italiano, ma Sì, c'è. bravissimo. Allora, ma rispetto al gelato italiano medio, Reggio Emilia, ad esempio, ha un ottimo gelato. E quanto costa di più? Analoga quantità, un 50% in più, oppure non so, lo danno più piccolo con lo stesso prezzo. Poi, sì, insomma, costa di più di quanto? Di un 20%? Ma rispetto a Reggio Emilia, cioè i prezzi tra Nord Italia e Sud Italia, diciamo che i prezzi di Londra si avvicinano di più rispetto ai prezzi del Nord Italia. Quindi con 3 euro compri, non so, un cono medio. In Inghilterra con 3 sterline comprerai un cono medio, o 3 sterline e 50, o 3 sterline e 20, dipende dove lo vai a mangiare. Certamente se lo vai a mangiare a Piccadilly, al centro di Londra, io l'ho anche pagato 8 euro. Però Gli inglesi sono brava gente o gli inglesi sono? Brava gente? Sai che si dice, no? Italiani brava gente, no? Loro vuol dire gente di cuore, no? Allora, più o meno funziona così. Io ho intervistato, racconto sempre, Dorian, avevo un'amica albanese, cioè no, un'amica. Ho conosciuto un albanese che faceva quel mestiere ed era accompagnata, si faceva girare, faceva un giro per Reggio con un insegnante veneto. Ok? Questa persona mi fece X minuti sull'Albania e il titolo fu: un albanese è così, se gli fai un torto te lo restituisce 3 volte tanto, il famoso sangue caldo, no? Ecco. E l'inglese com'è? È una persona paziente, alza in fretta le mani, al di là che beve magari la birra, però dico, com'è l'inglese? Sa che si dice italiani brava gente, no? Siamo italiani, quindi allegri, eccetera, 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 eccetera. Com'è l'inglese? Molto composto, non si scompone mai. Non tutti, la maggior parte, non sono teste calde, quindi il modo in cui si pongono è sempre contenuto, non esternano molto la rabbia o la cattiveria o la felicità, però sanno essere molto scherzosi. E ti sanno mettere a tuo agio e penso che questo sia molto importante nelle relazioni umane. Doriana, invece, chi sono le 3 donne più popolari, no? Manco a farlo apposta, qualche giorno fa ho visto domenica un'intervista da Che fatica la vita da bomber,
cioè sono un gruppo di ragazzi goliardici che intervistano anche giocatori. Un giocatore era Diamanti. E quindi una domanda è stata, le due domande, Belen Rodriguez o Diletta Delotta? Belen e Diletta sono le più amate dagli italiani negli ultimi anni. Ci sono tre donne, le tre principali personalità oggi, no? Con mia moglie andammo anni fa alle Isole Mauritius, o anche l'altro, insomma, un giorno andiamo a fare un'escursione, no? Mia moglie di solito va da sola perché io non amo, o se amo adesso vado solo perché farei video del tutto, no? Allora l'intrattenitore, la guida, per alleggerire, diceva ogni tanto tirava fuori Berlusconi, no? E quindi vuol dire che Berlusconi comunque è un simbolo italiano. Le tre più grandi personalità serie, diciamo, e tre soubrette, tre seri e tre leggeri. Tre serie penso che al momento sui tabloid inglesi nel mirino c'è la famiglia reale con la regina Kate e Meghan, o addirittura in questo momento parte dei Royal Beauty sono passati in mano alla principessa Eugenia, che sarebbe la nipote della regina Elisabetta, quindi diciamo che in questo momento, durante il Covid-19, la principessa Eugenia è quella che sta avendo maggiore visibilità in questo momento di emergenza. Seri scherzosi, non saprei, cantanti, non saprei. Senta, invece tra Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord c'è rivalità? Cioè, come si connotano le persone? Qual è la differenza, no? Lei se li vede passare, li sa distinguere? Io ad esempio racconto tanto gli stranieri, no? Vedo una persona, spero non sia troppo pericolosa, e mi presento e spiego, dico, racconto gli stranieri, fermi, eccetera. Ghanesi, nigeriani, non mi interessano, io cerco lo Swaziland. Ovviamente lo so dopo, perché non è che glielo leggo in faccia, no? Di dove sono. Dico, lei sa riconoscere le quattro, come dire, etnie, non è corretto, insomma, i quattro gruppi di britannici? No. Se parlano, sì, cioè gli scozzesi non si capiscono, e ovviamente l'accento gallese o l'accento irlandese è totalmente diverso rispetto a quello là di Londra. So anche riconoscere persone che provengono dal nord, tipo Manchester, Newcastle, o persone che provengono dal sud, o persone che abitano a est di Londra, o persone a ovest, perché ovviamente, come in Italia abbiamo differenti dialetti, anche in Inghilterra si hanno differenti accenti o modi di dire. Ci sono dei modi di dire diversi, o modi di dire sì, no. In Scozia sì si dice I, non si dice yes. Invece, Dorian, il discorso che riguarda, mi fa questo parallelo, mi piacerebbe mi dicesse, l'Inghilterra è come il Nord Italia, il Galles è come il centro, la Scozia è come il sud, il Nord Irlanda è come le isole, ho detto a caso, no? Mi piacerebbe un'equivalenza. Poi anche un'equivalenza di città, cioè Napoli è come Manchester, Liverpool è come Milano, eccetera, eccetera. Se mi fa quattro paralleli. E poi le grandi città, in ordine di abitanti, quali sono e che cosa le collega? Ma sono domande molto difficili, cioè sono dei paragoni molto difficili da fare, perché tutti questi stati, cioè Scozia, Galles, Dublino e Inghilterra, hanno in comune delle città principali, e tutte queste città sono delle città molto industrializzate. Poi ci sono delle città all'interno di quel stato, che
non dove la gente c'è viaggio per lavoro, quindi non si potrebbe definire come l'Italia, cioè la differenza tra nord e sud. Diciamo che la differenza principale tra il Galles, la Scozia, l'Inghilterra e l'Irlanda è che, per esempio, hanno una loro legislazione a livello scolastico. Quindi in Scozia o in Galles o in Irlanda si fanno dei programmi totalmente diversi scolastici rispetto all'Inghilterra, o queste scuole hanno delle vacanze in periodi diversi rispetto alle scuole inglesi, o ci sono delle differenze a livello di ospedalieri, ci sono delle differenze a livelli politici. Però io penso che proprio la Gran Bretagna ha il motore dell'economia, cioè gira economia ovunque, cioè a Glasgow, a Edinburgh, a Manchester, cioè Manchester è chiamata la piccola Londra, in Galles è uguale, in Irlanda, quindi non sarebbe giusto fare questa distinzione. Ovviamente Londra è la città più grande che il Regno Unito ha, perché ci sono tanti milioni di persone concentrate in un piccolo spazio. Seconda. Vorrei dire Manchester, che Terza. sta sempre in Inghilterra. Vorrei dire Adesso vado a vedere io. Glasgow. Adesso guardo io, eh. Però dico, un parallelo è troppo difficile, è troppo azzardato, Totalmente, cioè comunque qua trovi eh. lavoro ovunque. Invece, Doriana, mentre io vado a vedere, ma è il posto più bello. Adesso io non lo faccio perché mia moglie è felice a Reggio Emilia, ma se io volessi fare un'esperienza anche solo, viene chiamato quello che faccio io, Vogler, no? Riprendere il passante, no? Io lo faccio con spirito giornalistico, a parte che non riprendo il passante, però è il posto più bello dove vivere, dovendo scegliere, no? Oppure immagini, Lorianna, che lei fosse piena di soldi, no? Domani dove andrebbe? Dov'è che c'è la vita più amazing? Quella che lei fa un Instagram video diretta con Stefani e dice: Stefi, vieni anche tu qua, ci deve... Poi dipende molto anche dal carattere, no? A parte che mi sembrano due Doriane diverse. Con me è molto... un po' perché non si sente, forse, un po' perché certi temi... Con Stefania mi sembrava un po' più sciolta, via. Non vorrei dire, cioè, Londra è No, bellissima. le dico le città più importanti. Io vedo qua Trucchi, Londra, Birmingham, Liverpool, Leeds e Manchester. Le cinque città principali, non so per cosa, ma... Però queste sono tutte in Inghilterra. Esatto. Stavo cercando anche una No, città no, no, per. infatti, la capitale, Londra, gli abitanti non ci sono qua. 900.000 a Liverpool, poi Leeds 750 e Manchester 550. Poi mettono Portsmouth, vabbè, comunque non importa. Dico, dove è il posto dei suoi sogni? Doriana, poi? Ovviamente no. Diciamo che sono andata a Londra e l'avevo considerata come un trampolino, una città di passaggio. Ho capito viaggiando che Ma nessun dove è stata, posto Anna? Viaggiando dove è stata? in Asia, in America, E Spagna. mi dice tutti i paesi? Scusi? Di Tutti i paesi me li dice? dove Dove sono ha viaggiato? stata? Eh beh sì, perché non è... Cioè, aspetti,
Noi abbiamo, adesso un po' che non facciamo, ma noi andavamo in vacanza una settimana senza smartphone, purtroppo. Ce l'ho io, però ci siamo stati, ma insomma. Ma quindi lei ha viaggiato per lavoro, per piacere o... A parte che No, mi chiede una cosa, Dorianna, come fa un viso bello come il suo, con tutte queste esperienze, a a lavorare. non... No, uno a lavorare, ma due a non essere un'eroina di quelle del nulla, perché parliamo del nulla, quelle che non mi rispondono, adesso non le faccio i nomi. Cioè, è vero che conta anche la fisicità, però dico, ha un'esperienza, beh, cioè, è affascinante viaggiare, capisci? Io fermo gli stranieri a Reggio Emilia, a parte che adesso non esco, ma anche dopo magari preferisco parlare con persone intelligenti, ma anche la persona pericolosa, ha un suo fascino, nel senso che, no, dico, con tutte le esperienze che ha avuto, come fa a non avere 1 milione di follower? Non Non le lo so, racconta, non non sono è bravo a tecnologica, raccontare, non non è sono che brava a raccontare, non sono tecnologica. è brava, però non è che fa quella teatralizzazione che piace oggi, quanto sono bravo, il moineggiare. Non sono brava, non sono così brava. La prima volta i posti più esotici, i 10 posti, no, quante volte è No, stata 10, no, all'estero? ma che... È Quanti posti? abbastanza. Dove sei? Sono... A quanti anni aveva la prima volta? 18, per i miei 18 anni. Dove Malta è bellissima. I tramonti a andò? Malta sono bellissimi. Voto a mano, ogni città e paese mi dà il voto e non mi spiegano, cioè se vuole può spiegarmi. Voto a Malta, 8. memorabile per... Per i tramonti e per la Laguna Blu. No, Ok, e ci andava col fidanzato, quello là? No. no, amici, amici, amici di nuoto. Ma chi gli dava i soldi, Doriana? No, quello fu il mio regalo di 18 anni. No, Poi, 19, poi, avanti. 19, vabbè, a parte poi ho girato varie tipo Procida, Capri, Ischia, vabbè. Il E mio voi, secondo... se vuole, senza spiegare quei voti, Procida, Vabbè, 10. Sì, Nisida, quella della canzone di Bennato. Venite tutti, andi, adesso la cerco e non lo no, faccio. Nisida. No. Aspetti che la cerco. No, va. Sette. E poi... Pro Ischia. E 10. Ci sono poi lo... tantissime cose a Ischia che non sapevo ci fossero. E poi? Capri 8. Non so. La canta? Vuoi cantarla? No. Viene a tratti. Non so. Aspetta. Non arrivo. Non trovo il ritornello. Qua ci sono. No, è una versione che non mi piace. Ha Vabbè. capito che è nato Nisida, sì. Sì. Ma canta? No, non canta. No, non canto, stonata come una campana. Ecco, questo è un po' più. Sì, ho capito. Senta, ma Bennato l'ha conosciuto, no? No. No, ho conosciuto Fausto Leali. Senta, ma in Inghilterra, no? Aspetti che faccio un altro caso.